primavere arabe stanno finendo male, stanno diventando degli inverni, perché le libertà cominciano a essere conculcate anche lì, le donne non possono più uscire senza il velo e tante altre cose. Ma questo perché? Perché ce ne siamo disinteressati, c'è tutta quella parte laica, sicuramente minoritaria, ma noi abbiamo dato tanto, noi abbiamo dato spirito, noi abbiamo dato conoscenza, noi abbiamo fatto parlare, quindi cosa pretendiamo? E le abbiamo di fronte tra l'altro. Per cui, ecco, Nazareth è questo segno, è un richiamo affinché tutti in qualche modo ci ricordiamo di dove siamo e ci interessiamo molto di più delle sorti, diciamo, di quei pochi scotanti. C'è un mare, c'è un vero mare umano di storie, di passioni, dietro, oltre la realtà. Non c'è solamente il Montenegro, c'è anche il Montenegro, ma ci sono tanti altri paesi, arriviamo fino, se volessimo, fino al Pacifico. Interessandoci di quelle culture con le quali abbiamo rapporti storici, c'è poco da fare, rapporti profondi. Quindi spero che questo incontro motivi tutti a interessarci un po' di più, ecco, a stare meno a guardarci l'ombelico, meno Sanremo, meno porcherie locali, diciamo così, e a guardare un po' più i media che ci parlano di estero, di politica estera, di rapporti, in modo tale da uscire da questa cappa. Scusatemi la parola idiota, insomma, in cui ci vogliono relegare e diventare un pochino più cittadini del mondo. I paesi erano cosmopoliti, davvero, erano persone che giravano tanto tempo e adesso ci stiamo così rannicchiando in questo piccolo angolo, tutto fatto piacevole, si sta bene, caldo, cioè, però dobbiamo accorgerci che ci sono a maturare una nuova coscienza e andare con interessarci molto di più di quello che accade, ripeto, oltre all'Africa. Stasera ho il piacere di vedere tra il pubblico una mia principale amica, Marina Stupanova, che è una signora russa che sta a Bari da molto tempo e che ha una bellissima scuola di pittura russa. E invito il presidente, come dire, a prendere contatto, magari molti di voi potranno andare a conoscere quella grande cultura che a Bari, come sapete, ha un presidio che ormai è importante. E abbiamo la Russia russa che sta diventando sempre più numerosa, Russia, Ucraina, Bielorussia, ci sono tanti bambini che vengono qui, voi sapete, l'estate da quelle parti, e molti poi rimangono qui perché vengono adottati, e quindi è una componente importante della nostra popolazione. In provincia di Bari ci sono stati 200 bambini che vengono da quelle parti, cioè di baresi nuovi, di italiani nuovi, che hanno anche bisogno ogni tanto di spolverare la cultura di provenienza. Quindi, e ci sono tante altre comunità, c'è la georgiana, ci sono quelle... Loro comunità armena, infatti. Quello esponente, il signor Santiziano. Ah, benissimo. Sei l'Antiziano. Benissimo. Ecco, siamo molto contenti, quindi, di questo. Bene, allora, andare anche deve vedere per poter poi occuparci. Sì, è vero, mi chiedo giustamente di ricordare che a Bari, un mese fa, credo, circa l'11 di gennaio, è stato inaugurato a Bari il Kashgar. Kashgar è una sede, un monumento che è stato messo vicino alla Cappella di Torno, si può vedere là sul lungomare, ed è un segno che gli armeni pongono lì dove c'è una comunità armena e in qualche modo quel luogo è anche una piccola parte armena. Per noi è stato un onore, mi verrebbe di avere questa, cioè è il sigillo, è la sanzione, e qui c'è una comunità armena che è felicemente parente in tutti i sensi e quindi fa parte ormai di noi da molti anni, al di là, diciamo, di chi poi ne discende anche più atavicamente, come quelli che hanno i cognomi armeni, non sono tutti discendenti, quindi c'erano già prima, ma... esatto, Trevisani, quindi non c'è male. Per cui invito tutti a approfondire questa figura e a, ripeto, meditarne il significato qui a Bari, anche adesso, anche nel presente. Grazie. Io vorrei invitare, se qualcuno vuole fare dei primi interventi, delle domande. Prego, prego, fa molto piacere. Prego, c'è poco, prego. Io sono Paolo, sono della Provincia di Bari.
si sente meglio. No, perché abbiamo detto più, non si sa mai. Ah, per quale? Niente, si racconta anche che il governo turco, praticamente tutti fasciati, tutti colpevoli del genocidio armeno, poi diciamo, non so se sono stati riconosciuti. E ovviamente sono stati poi accusati, però è successo questo, che il governo turco ha risposto così, a tutti coloro che sono stati accusati poi sono stati anche eretti dei monumenti, sono state dedicate delle, sono stati dati dei nomi alle vie delle scuole della Turchia, cioè elogiare, anziché invece anziché denunciare il genocidio e parlarne in pieno e accusare, è stato fatto il contrario, sono stati elogiati come gli eroi di guerra, e non so se questo, non so se è una cosa giusta. Il problema purtroppo è questo, ci sono qui anche ultimamente, diciamo, anche per quanto riguarda quello che è venuto per il Tajikar a Bari, sono state ricevute, il sindaco Emiliano ha ricevuto delle minacce dal console turco, e non so se questo è normale. E è stato detto poi da Tostel che diciamo tutto ciò avviene in maniera normale quando in determinati posti, paesi dell'Europa, eccetera, ci avvengono dei riconoscimenti del genocidio armeno. E niente, questo volevo dire, grazie. Sì, questo era avremmo dovuto dirlo, ma siccome è una questione ancora in corso, quindi c'erano solo i verbali, nel senso che dopo questa inaugurazione Emiliano ha proposto al Consiglio Comunale di riconoscere i verbali, per l'Italia già lo riconosce, quindi non è. Però di riconoscere, quindi di rimarcare questa cosa qui a Bari, che il genocidio è avvenuto, eccetera. E c'è stata una protesta sotto forte dell'ambasciata turca, e dicendo che questa cosa poi avrebbe comportato delle ritorsioni. Non sappiamo chiaramente un po' commerciale, che Bari ha stabilito da tempo un certo flusso di commercio con la Turchia. Ecco, vedete, sono queste le situazioni in cui bisogna prendere una posizione molto chiara e spingere. Quindi spingere a un rendere azione senza aspettare che poi le cose vengano giocate solo a livello diplomatico. Bisogna creare una cultura, una consapevolezza e quindi incalzare pacificamente, chiaro, il punto è qua, e se poi vogliamo fare come gli esami, cioè non finiremo più, hanno canonizzato i martiri di Ottawa, però poi vediamo un po' stranamente muove queste cose e li canonizzano e basta, però stiamo sempre a ricordarci, finendo come ricordare, quindi a ricordarci cose di secoli fa e poi a. Per noi vale come Occidente, e dobbiamo dire agli amici turchi, perché poi bisogna dire così, e per noi vale la responsabilità soggettiva, non quella oggettiva. Quindi noi qui in Occidente. È successo in Turchia, non sono stati tutti di adesso, ma bisogna dirlo. Bisogna dirlo e bisogna fare l'esame di coscienza e chiedere perlomeno scusa a chi è dovuto poi fuggire, ovviamente a chi è morto, parliamo di 1,5 milioni di persone, 1,5 milioni, non un gruppo etnico, chiedere scusa, perdono e riaprire relazioni nuove sia con l'Armenia attuale che con la minoranza armena che sta disservita. In Turchia ci sono 100.000 armeni in Turchia che ovviamente non hanno certo grandi spazi per potersi esprimere. Chiedo scusa, anche poi voglio ricordare che a livello politico quello che sta succedendo adesso per un movimento politico stanno chiamando, cioè un studio sono chiamati un gruppo, si è chiamato Giovani Turchi, di un abbastanza popolare in Italia. Ma di che si tratta? Di ignoranti? Penso che sia di ignoranti o comunque delle persone che hanno forse di. Non credo si chiamino questi stessi giovani turchi, non credo, qualcuno li ha chiamati, un po' come se non si muove. E sono quelli che vogliono rinnovare tutto come potevano fare inizialmente i giovani turchi, però non è molto normale, non è normale, bisogna andare in fondo, perché nei tutti si devono mai. Vabbè, pure ci piace chiudere gli occhi, diciamo, sappiamo che. Io personalmente ho visto un po' su internet e credo che sia stata più un'attribuzione giornalistica, non c'è un gruppo riconosciuto, c'è un certo, un'associazione di tempo lì. Però c'è anche un altro mezzo che si chiama Le Giovani Turchi, sì, e siani anche. Oh,
sapete che è chiaro, risulta comunque se c'è una un'altra, noi faremo il bisogna andare in fondo, le rangeremo, come no? E sono state anche fatte le premiate, diciamo, sono stati come persone che vengono visto e estremamente doloroso. No, ma io quello che penso che, diciamo, in fondo la cultura armena, diciamo io penso la fortuna di essere italiana e armena, quindi posso condividere una parte del mio italiano e una parte mia armena. La parte armena è rimasta per tanti anni, diciamo anche repressa, sepolta. Evidentemente avevo bisogno della mia maturità per uscire, che sta ancora, diciamo, avendo, che non si finisce mai di crescere e di imparare. E, diciamo, la mia parte armena dice che nel mondo non dovrebbero esserci le guerre, disparità politiche, religiose, devono essere tutte ormai superate. Tanto ormai arriverà un meteorite che ci distruggerà tutti. Io penso che sia lo schiaffo del... Posso dire che dobbiamo essere più costruttivi. No, ma non è per quello, è per noi stessi, per noi stessi, per i nostri figli, anche per i nostri antenati, e per quello che voglio dire, è importante conoscere la storia. Dice che chi non conosce la storia... E niente, grazie. Prego, professoressa, prego. Buonasera, voi mi conoscete, sono la vostra insegnante di francese. Io sono Ciro Libanese, mio padre è di Aleppo e io poi ho vissuto in Libano. Mio padre nel 1915, al momento del genocidio, mio padre aveva 12 anni e lui ha visto quello che faceva Maria Leoni. Quando io ero bambina, mio padre ci ha sempre raccontato di quanto il popolo armeno ha sofferto, di quanto loro siriani di Aleppo li accoglievano, ma purtroppo morivano, e questa cosa a me, il problema degli armeni, l'ho sempre sentito, per forza, perché da quando sono piccola che sento parlare. Poi sono andata in Libano, e in Libano la diaspora degli armeni, in Libano ci sono moltissimi armeni, fa parte della comunità, tu sei in un gruppo, c'è di tutto, e dunque in Libano a Beirut, io ho vissuto a Beirut, e dunque ovviamente c'erano anche gli armeni. E anche quello è una cosa che ovviamente mi ha sensibilizzato al problema. Io adesso sono qui non per parlare di cose tristi, ma perché voglio raccontare una cosa molto bella che mi è capitata. Nel 1995 io ho fatto un viaggio in Siria, Libano, perché io adoro quei paesi, quando posso tornare torno. E abbiamo fatto più la Siria e poi un giorno siamo andati a Baalbek, in Libano, e vicino a Baalbek, non lontanissimo, c'è un piccolo villaggio che si chiama Anjash. Eravamo il 15 di agosto, dunque il giorno e siamo andati a vedere questo villaggio, un antico villaggio Meliad, e questo villaggio si va a vedere, perché ci sono le rovine, molto bene, su una pietra. In pieno sole, a mezzogiorno, io vedo uno striscione dove c'era scritto questa frase e io ho voluto fotografarla. Mio marito mi ha fatto un ingrandimento. Questa frase è in inglese e la frase è: "To serve America, Armenia, scusate,
is to serve civilization. Per chi non capisce l'inglese, servire l'Armenia significa servire la civiltà. Ma quello che voglio dire è di grazie, sì, certo. E quello che voglio dire è che il Libano era appena uscito dalla guerra, eppure il Libano è sempre stata una terra d'accoglienza, ed è stata una terra d'accoglienza per gli armeni, per cui per me gli armeni è la stessa cosa, per me è, ecco, questo volevo dire, di dire, esaltare un omaggio, fare un omaggio al popolo armeno da parte del popolo libanese. Che è anche un poeta e un scrittore, quindi un breve saluto, Piero. Buonasera a tutti. Allora, io sono una delle persone che ha amato moltissimo Roma Dalian, una di quelle persone che ha cercato anche in tempi non sospetti di farlo conoscere. E come l'ho conosciuto? L'ho conosciuto tramite una persona che si chiama Giulio Gigante. Giulio Gigante è stata una persona che lo ha riconosciuto e è andato a cercarlo. Ha avuto notizie da Peppino Santoro, Peppino Santoro era un vitello, penso che sia il Dante. Quando ha saputo che lui era di Conversano, gli ha chiesto, dice, ma non hai notizie per caso di Rana Talianz? Chi è questo Rana Talianz? Rana Talianz è un poeta armeno, anzi, è un poeta che è stato candidato all'Ober ed è meglio conosciuto come il poeta cosmogonico. Questa cosa ha suscitato in Giulio Gigante curiosità, è andato a cercarlo e l'ha trovato lì nel reparto di geriatria del, e quindi lui ha cominciato, l'hanno tirato fuori da questo, sì, grazie, l'hanno tirato fuori da questo luogo ed è diventato poi il presidente onorario dell'Università Popolare di Conversano. Dalian è una persona che mi ha colpito perché lui è stato quello che è forse l'ultimo manifesto, il manifesto galico, e quello che Rana Dalian ha fortemente voluto. E tra le tante cose che ha detto, e questo mi ha colpito in maniera particolare, il poeta deve essere migliore del verso che scrive. In realtà lui aveva questo tipo di rapporto insieme anche a Lucini e ad altri, un rapporto molto particolare dove l'arte e la vita si sposano insieme, devono essere migliori, cioè il poeta deve essere migliore del verso che scrive. E quindi come tale cercava di incarnare questa voglia di essere protagonisti del verso, cioè vivere verso la vertigine del verso. In questo senso all'inizio lui si è trovato in sintonia con Marinetti e quindi hanno fatto un tipo, e proprio alla fine a loro non piaceva questo tipo di violenza o comunque di guerra, perché loro invece volevano un tipo di poesia che fosse invece forza, forza per cambiare le cose. Ma Rana Dalian è anche stato un personaggio molto particolare, perché? Perché nel periodo in cui frequentava il Basso Tani o comunque il Sottano, era il punto di riferimento, il grosso punto di riferimento per tanti intellettuali. Cioè lui ha svecchiato la cultura provinciale della nostra terra. Noi dobbiamo dire grazie a Rana Dalian, ai suoi studi, che ha cominciato a parlare di Mallarmé. Io conoscevo una signora che diceva, io ascoltavo a Radio Bari le sue lezioni, e cominciava ad amare i poeti francesi grazie a Mallarmé, grazie a Rana Dalian, a questa sua voglia, a questa sua capacità, a questa sua grande capacità di riuscire a raccogliere, grazie forse alla sua voce, alla sua statura, alla sua capacità di parlare, di coinvolgere tutti quanti attorno a sé, anche lo stesso, come si chiama, quello della
di Jerry Giusto, non si chiama, che ha scritto l'altra anni. Pasquale Salventi è stata una persona che era letteralmente annaviata, tant'è vero che disse ad Andreanzi, tu scriverai la mia prima biografia. Una biografia bellissima, forse la scritta, forse non dal punto di vista critico letterario, non è all'altezza di tanti altri, però è veramente un attimo onore, come anche tutto il suo, anche tutto, cioè lui è riuscito, Azzarian, sembra insieme in collaborazione, a far venire Marinetti in quella famosa serata al punto di vista vicini. Cioè lui è stato un grosso animatore della nostra cultura ed è peccato che poi per molto tempo si diceva che Rana Zarian avesse fatto il nome di tutti gli antifascisti, antifascisti svaresi. Però una persona che dice il poeta deve essere migliore del verso che scrive, assolutamente poi non è negato. Poi alcune altre volte a cercarci è stato preso e frainteso. Adesso lui, a me non interessava conoscere lui dal punto di vista, cioè come l'uomo. Io rimango affascinato e credo che si abbia bisogno, cioè abbiamo bisogno di conoscere sempre di più la sua poesia, perché comunque era un tentativo di volare verso l'alto. Anche lo stesso grande cantico della tragedia cosmica, o comunque lo specchio, dove c'è questa tensione verso l'isile, l'isile che lui cerca, è questo rapporto con la propria anima, la propria anima è il cammino, andare verso la propria anima è un cammino verso se stessi, non soltanto un cammino di relazione. Al nostro editore, Gian Megorani. Io sono una moltissima... Okay. Porta più a te. Non ho moltissima da aggiungere, perché bene o male si è detto un po' tutto. La riflessione che mi viene da fare è che effettivamente per conoscere noi stessi, la nostra cultura, il nostro essere anche la parte meridionale più bella del mondo, e bisogna poi iniziare a conoscere chi ci sta vicino, che ha posizionato nel bene, nel bene letterario e umano, un po' anche la nostra storia, perché conoscere la variante della cultura armena e la cultura delle variante di pretenti, diciamo, non è un impoverimento della nostra cultura, ma è sicuramente un arricchimento del nostro essere, della nostra persona e della nostra cultura in generale, perché appunto conoscendo chi ci sta vicino, chi ci sta trattando il sole, le emozioni, possiamo sicuramente far vivere quella parte di noi che ancora non conosciamo. E quindi, dal punto di vista editoriale, per esempio, io sono felicissimo di portare all'istante, prima della proposta, questa opportunità, questa pubblicazione, di portare questa causa, di appoggiare il percorso del centro studi, cercando di farne parte anche attivamente, perché sono gli impegni professionali, perché si sente e sento personalmente l'esigenza di scoprire quella parte buia che c'è nella nostra cultura. Dico parte buia perché con i programmi scolastici li conosciamo un po' tutti, si tende per esempio ad annullare completamente lo studio della Divina Commedia, per esempio. Figuriamoci se si riesce a studiare nelle scuole la storia dell'Armenia o la storia di altre minoranze che però per noi sono assolutamente fondamentali. Quindi il percorso editoriale, o comunque io o gli altri casi critici che magari spingono in Italia la cultura delle minoranze, è sicuramente fondamentale, perché ci permette di non dimenticare assolutamente ciò che siamo, ciò che siamo stati, e ci permette di consegnare in realtà dopo di noi una coscienza che non sia soltanto
politica e l'altra del trattato, ma che sia soprattutto culturale, perché senza la cultura fondamentalmente non si dà avanti, non si dà nessuna. Per cui il mio invito è quello di leggere, di approfondire, di conoscere ciò che c'è vicino e che sicuramente dimentichiamo esistere, così tanto nella possibilità di approfondire l'Armenia e la sua cultura che è profondissima. Io ovviamente non si ferma a mangiare altro, ma lui è un simbolo dell'Armenia italiana, ma anche l'Armenia in Armenia e in altre parti del mondo dove appunto è portato è studiato e approfondito. Quindi attraverso le pubblicazioni che importantemente circolano si può sicuramente conoscere molto e il mio invito sono nel rigore, qualunque rigore lo scegliate, l'importante è che leggiate. Tra l'altro Luciano ha dedicato anche una bellissima poesia che chiede la sua raccolta di poesia che è uscita proprio quest'anno, all'inizio dell'anno, che è dedicata a H.N. e quindi diciamo un aspetto anche che gli abbiamo, come dire, passato, instillato nei confronti del grande poeta. Io chiederei di permesso di domandare al vostro presidente, al nostro presidente, di leggerci qualche verso. Grazie. Rendiamo così un umile omaggio al poeta attraverso questi due versi. Questo è un ode, un poemetto, naturalmente ho preso alcuni stralci. L'opera si chiama Il canto delle fontane. Ho cercato di individuare alcuni degli stralci più significativi, diciamo, per evitare troppo lungo per leggerlo. All'Oriente, con le prime stelle, l'anima eretta sui sette silenzi, anima alta e tragica, anima esasperata dal destino, sulle tracce d'un mondo invisibile, imbalsamato dal sole che dilegua la sua lunga agonia nel sudario del silenzio, all'ultimo orizzonte. All'Oriente, veneggente i cieli e le cime, la mia anima evoca i crepuscoli delle rosse passioni, in cui la voce antica delle fontane, come la folle brezza cristallina, ancora balza e rosseggia all'orizzonte che, in sanguinosi moti, ha fervore di tempeste ed ondeggianti illusioni umane, di sugli abissi delle cose vane. Poi c'è un'altra parte che riguarda le fontane. Oh, le nutre fontane dell'anima mia, oh, la più fine voce e la più pura dei giunti arcani della sera in cui fiammano le preci trascorse all'angoscia che verrà. Oh, sillabe d'argento, baci di sofferenza, io mi sento scendere come gocce balsamiche, come rugiade mistiche e sonore sui marmi bianchi, in pallide sillabe viventi, voci che danno un'anima alla sera d'Oriente, il vento dalla sua ignota sponda reca i sospiri sulle ferite muscose della morte. O mie fontane, il pensiero stasera beve nei vostri calci l'eterna essenza degli invisibili mondi. Conclusione.
o mie fontane antiche, o mio unico pulpito. Tomba dei gufa della mia prima passione, o fontane fedeli, in voi soltanto si annega il cuore triste e solitario, e voi spandete sulla vostra morte la musica più pura delle lacrime. E quando questo cuore non sarà più che un'ombra fiorita nel vostro limpido specchio, quando la pace della vostra acqua cara e divina discenderà sulla mia triste essenza che fu un giorno l'immagine dolorosa della nuda chimera, voi canterete immortali e serene, voi canterete assai teneramente alla sera, così voi canterete. Egli era il tuo pallido, il tuo fedele amante, e ad alba ancora egli era l'ombra sola nella tua luce. E quando questo cuore non sarà più che un'ombra fiorita nella vostra chiara onda, quando verrà su voi nell'ora a sperare, a piangere colei che fu l'amata, nella musica di un febbrile tramonto dite: o mie dolci, o mie care fontane, che sulla triste sabbia della terra nulla rimane impresso oltre la tenera immagine dei nostri voti mortali, e che beati sono solamente coloro che, come voi, sanno cantare o fontane contro l'eternità impassibile un canto di bellezza, un canto di purezza, e sanno poi sparire, sparire come nel sogno, immagine dei nostri voti. Bene, possiamo, prego, come no? Anita Alessandra, e in suo modo non faccio la commozione, ma ci avremmo immaginato nel corso degli anni, diciamo, sto passando poco più di 20 anni, che mi sarei trovata un giorno qui seduta a parlare dell'essere armeno. Oggi attraverso l'essere armeno sto ritrovando il senso della mia vita, e vi ringrazio per l'ospitalità, per averci ricevuto, vi ringrazio anche proprio a nome dei miei cari amici, vi ringrazio di questo. Grazie. Ma noi ringraziamo tutti gli intervenuti per questo incontro veramente denso di significato profondo, che ci ha dato veramente soddisfazione. Grazie ancora, e ricordo che il libro è a disposizione per tutti gli interessati. Vi salutiamo, buonasera e alle prossime nostre iniziative.